città di Reggio Calabria, un saluto a tutte le autorità civili e militari, ai rappresentanti, all'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Trenitalia. Per noi oggi, Ministro, è una giornata importante perché completa un percorso di sinergia istituzionale tra Regione Calabria e Governo iniziato tempo fa e soprattutto va a dare sollievo, va a dare una risposta a un tratto delle ferrovie della nostra regione molto mortificato nel corso degli anni, ovvero quello ionico. Tante sono le cose che sono in corso, che sono state programmate e che si stanno portando avanti. Penso all'elettrificazione della ferrovia ionica, all'ammodernamento della statale 106, penso al lavoro che si è fatto sull'aeroporto di Reggio Calabria, ma penso anche alle tante cose che ancora in sinergia dobbiamo portare avanti, sia sull'aeroporto dello Stretto, sia sulla mobilità tra Reggio e Messina, anche rispetto a quella che è la situazione del trasporto veloce sugli aliscafi. In questo senso mi sento ancora una volta di ringraziare RFI, Bruferis, l'amministratore Schumann per aver contribuito a garantire la continuità del servizio. Alcune partite risolte. Sono stati finanziati 23 milioni per l'apertura di 3 stazioni proprio sulla statale ionica, sulla ferrovia ionica sulla quale viaggeranno questi treni. Sono le stazioni di San Leo, di Bocale, di Santeria, di Lazzaro. Dobbiamo procedere in questo senso, naturalmente anche valorizzando quelle che sono le eccellenze presenti sul nostro territorio come i Taci. Spero che questo sia l'inizio di una proficua collaborazione in sinergia anche con la Regione Calabria, che ci consente di portare a termine il lavoro iniziato qualche tempo fa. Grazie e benvenuto ancora.